Abbiamo un problema che ormai è atavico, ma è diventato insostenibile a maggior ragione in questi nostri ultimi tempi, il problema del traffico in costiera amalfitana, perché c'è un turismo che è diventato un assalto a causa di istituzioni assenti, a causa dell'assenza di programmazione. Allora noi dobbiamo tutelare il diritto alla vivibilità di migliaia di residenti della costiera, dobbiamo preservare il patrimonio immenso che abbiamo in costiera amalfitana e quindi dobbiamo portare avanti un piano costiera. Oggi, come consigliere provinciale, lancio delle proposte a tutti gli attori istituzionali, concrete, fattibili, e spero ci sia reattività, perché l'era delle chiacchiere deve finire, servono interventi concreti, la gente non ce la fa più. E anche l'immagine della costiera amalfitana di un turismo di qualità, selezionato, è messa a repentaglio. Noi chiediamo all'ANAS e al prefetto di disporre il divieto agli autobus superiori agli 8 metri, perché la carreggiata, le strade strette della costiera non permettono, non sono compatibili ai giganti dei trasporti spesso privati. Chiediamo di dare prevalenza al Presidente della Provincia al trasporto pubblico su gomma, al servizio pubblico, perché non si possono dare licenze ogni giorno a nuovi interventi privati, quindi bisogna cambiare metodo. E poi chiediamo anche al Presidente della Regione pro tempore di velocizzarsi, ormai il mandato sta finendo e queste vie del mare non vengono mai potenziate. Ancora oggi, se vuoi andare a fare un giro il pomeriggio in costiera, l'ultimo traghetto è alle 4, ma di ritorno, quindi chiediamo corse pomeridiane e corse serali via mare per decongestionare il traffico veicolare. Proposte concrete, fattibili, collaboreremo con associazioni, con amministratori locali, con cittadini, perché è un bene comune che va tutelato con proposte concrete e suoniamo la sveglia ai tanti enti dormienti, perché così non si può andare avanti. Come mai, insomma, i ragazzi che vengono a Salerno, le navi che vengono a Salerno senza servizi al porto di Salerno? Perché purtroppo il problema è a monte, cioè la politica non investe seriamente su trasporti via mare, ci sono scelte spesso incompatibili con gli interessi dei cittadini. E non ci sono scelte coraggiose, purtroppo bisogna dirlo, anche agli attori privati. La costiera non è un Luna Park. Si può avere un turismo di qualità e selezionato, ma non c'è spazio per tutti. Ha una capienza che è quella che è, perché è una bomboniera, va trattata come una bomboniera di cristallo, piuttosto che come un Luna Park. Quindi bisogna essere anche pronti a dire dei no, pronti a dare dei divieti, pronti a dare delle limitazioni. Questa è la politica che vuole il bene del territorio e non fa il signor sì, come purtroppo abbiamo visto in questi nostri amministratori che governano il territorio dalla provincia alla regione. Salve, io sono il dottor Mamma Alfonso di Cetara. Volevo portare la mia testimonianza riguardo a questo spinoso caso del congestionamento estivo, soprattutto dei grossi mezzi in Costiera Amalfitana. Come detto anche col consigliere Santoro, c'è bisogno di prendere dei provvedimenti riguardo alla gestione e la razionalizzazione dei grossi mezzi in Costiera Amalfitana. Ricordiamo che la strada rotabile della Costiera Amalfitana è comunque una strada che, costruita nell'Ottocento, è prevista per piccoli mezzi, per pochi mezzi. Quindi adesso, ad oggi, con questo grosso numero, di mezzi motorizzati, bisogna cambiare, la gestione. E senza però nulla togliere all'importanza del turismo, ma semplicemente regolamentarizzata per permettere comunque una vivibilità che ad oggi stenta ad andare avanti per i residenti della costiera. Diciamo quindi, come ha proposto anche il consigliere, aumentare le corse via mare e cercare di limitare le autorizzazioni per i bus turistici e privilegiare soprattutto i bus di linea. Quello della viabilità sicuramente è un tema scottante di questa prossima stagione estiva. Ne abbiamo avuto già insomma, un assaggio nelle scorse domeniche, dove il traffico è andato completamente in tilt. E mi auguro che ci sia una sinergia da parte appunto non soltanto dei comuni costieri, ma anche dell'ente provincia e della stessa regione per risolvere la problematica, che a mio avviso potrebbe essere risolta anche con un maggiore potenziamento delle linee del mare, ma anche del servizio pubblico. Basti pensare, ad esempio, che alcuni paesi,
Ad esempio nei giorni festivi sono sprovvisti appunto, diciamo, dei mezzi di trasporto, quindi il servizio pubblico è completamente assente. Una maggiore e più efficiente un potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici sicuramente potrebbe agevolare gli stessi cittadini che il più delle volte restano intrappolati nelle proprie abitazioni. Il tutto anche a discapito appunto di quella che può essere la sicurezza degli stessi oltre che dei turisti. Oggi lanciamo delle proposte importanti per decongestionare il traffico veicolare in Costiera Amalfitana. Ormai è un dramma la situazione del traffico, è violato il diritto alla vivibilità per migliaia di cittadini della Costiera Amalfitana, è a rischio la tutela di un bene primario che è quello del patrimonio naturalistico della Costiera Amalfitana. E quindi bisogna unire gli attori istituzionali, svegliare qualche ente dormiente e cercare anche di fare delle proposte concrete, fattibili e di veloce realizzazione. La prima è il divieto agli autobus superiori agli 8 metri in costiera. Poi chiediamo quindi all'ANAS e al prefetto di intervenire in maniera pronta e tempestiva. Chiediamo al governatore pro tempore, piuttosto che produrre chiacchiere, di fare interventi seri per potenziare il trasporto via mare, le vie del mare. È assurdo avere corse che finiscono alle 16, bisogna intensificare sia con gli orari fino a delle corse notturne compatibili con il turismo della costiera, e anche aumentare il numero di corse per poi puntare a diminuire il trasporto su gomma dei privati e dare priorità e prevalenza al trasporto pubblico. Abbiamo voluto coinvolgere i cittadini, come il giovane Mammato, che sarà presidente del comitato Giù le mani dalla costiera, quindi Alfonso, dice un po' da cittadino come vivete questa problematica, cioè gli interventi si spera avvengano, tanto questi repertori, poi quando facciamo l'intervista. Siamo nel 2019, qualsiasi iniziativa va legata ormai alla sostenibilità. E il turismo ormai in Costiera Amalfitana non è più sostenibile. E bisogna puntare chiaramente ad un'integrazione tra il turismo stesso e i residenti, altrimenti nel giro di pochi anni ci sarà una fuga dei residenti dalla costiera, perché appunto non è più vivibile la nostra zona, che tra l'altro è bellissima e va protetta, e proprio per questo, diciamo, è un altro motivo importante per cercare di gestire questo turismo indiscriminato. Certo, noi non vogliamo assolutamente bloccare il flusso turistico che ci ha dato sempre da vivere, non siamo ipocriti a proposito di questo, ma va gestito appunto, come diceva il consigliere, con delle corse programmate, e quindi non lasciando autorizzazioni indiscriminate soprattutto ai bus di grossa taglia, e quindi, diciamo, va fatta una proposta che vada nell'ottica di una gestione concordata di questo turismo di massa.